Ecco, stanno allertando tutti. Allora, io non vedo nulla di paranormale, ma non rimarrei qui. Io nemmeno. Allora, questa volta prendiamo un punto un po' più giù, sperando che vada giù. Sì. Ma partiamo direttamente da Corsagna, da qua su meglio, sopra Corsagna, chiediamo sempre cose paranormali. Qui di paranormale c'è che hanno avvertito tutti i cani da qui fin laggiù in fondo alla piana. Un po' paranormale e il silenzio che si sente, veramente, che io stando in campagna aperta che sento un qualcosa, qua veramente proprio nulla. Ma poi è un punto in alto, che già Corsagna è nel mezzo del nulla, questo è ancora più su nel mezzo del nulla. Un punto veramente, c'è una stradina. È una stradina che è ghiacciante da quanto è stretta, eppure guardate quante case. No, davvero, da un cane che ha abbaiato a noi, tutti quanti, guarda. Ah, c'è un traliccio enorme della luce lassù. Sì, infatti. Vai, illuminalo. Si vede poco, ma è un traliccio enorme. Che si stanno allertando tutti qui. Ma no, ma è per quello che appunto ti dicevo se bisognava salire, perché appunto vedevo questo traliccio enorme della luce e ho detto, ma cosa è la faccia. Allora, secondo punto, secondo tentativo, genera nuove coordinate. E ancora, pensiamo a qualcosa di paranormale. No, questa schermata non ci interessa. Ok. Cerchiamo di... Aiuto! Cade tutto? No, niente, non posso neanche scegliere, quindi genera e via. Qualcosa di paranormale. Qualcosa di paranormale. Qualcosa di paranormale. Qualcosa di paranormale. Dice respira e concentrati sul tuo intento. E questa volta siamo giù. Start journey. Andiamo? Ok. Siamo a 4 chilometri. 16 minuti, ci vorrà un direzione po'. Sud da siamo quasi arrivati. E ci abbiamo messo un bel po' per venire qua su, come al solito stradine strettissime. Veramente. Siamo alle pendici di un piccolissimo paese. Vediamo un po'. Classica strada di Twin Peaks. C'è, cos'è? Ah no, sono alberi, pensavo fosse una casa abbandonata. Che solitamente c'ha il viziaccio di portarci alle case abbandonate. Randonautica. Ok, ma secondo lui devo volare sulla strada. Ma dove cazzo ci siamo? Sì, sei giunto a destinazione. Allora, il punto ci porterebbe in realtà poi a questo capanno, che però è un capanno privato. Se c'è qualcosa di paranormale là dentro io non lo posso sapere. Vedi qualcosa di strano? No, botti, tavole, sembra quasi abbandonato, però no, sembra un vecchio deposito altro che capanno. C'è capanno adibito a vecchio deposito. C'è qualcuno là dentro? Ok, ultimo tentativo, questa volta cerchiamo di abbassare tantissimo il raggio perché sennò ci manda veramente sui monti. Siamo da come è girato, fai capire. Ah, ok, è girata così, allora. Ok, questa volta andiamo di potenza. Potenza, paranormale. Paranormale, potenza. Paranormale, potenza. Paranormale, paranormale. Permetti alla tua mente, visualizza il tuo scopo, ci siamo. Qua.
dall'altra parte. Ok, vicino. Due minuti. Procedi in direzione sud-ovest. Inversione, la faccio qua. Inversione perché sennò. Sì, sì, faccio qua l'inversione. Svolta a sinistra. Poi la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Allora, è ancora la direzione per Corsagna, ma questa volta l'altra. E questa volta è sulla strada. Ed è quella che avremmo preso venendo dall'altra parte. Venendo sì. dall'altra, continuando. Allora, ho visto dalla mappa che sta sopra un edificio. Questo qui. Questo. Che cos'è? È la qua. Tua destinazione si trova sulla sinistra. Nuova. Cioè, è dentro l'edificio. Il paranormale. È qua dentro. Ovviamente non ci si può entrare. No. Però vediamo se da fuori vediamo qualcosa di strano. Mi sembra tutto regolare. Sì. Cioè, Randonautica vuole farti violare la proprietà privata sempre e comunque. Lì c'è un bel cartello di attenzione zona, appunto, con le telecamere. Gente, purtroppo questa volta è andata così. Allora, io ho avuto una sensazione strana nel capanno. E io devo rivedere il video. Devo vedere se dalla videocamera si vede qualcosa in quel capanno, perché non lo so. Non è che posso girare. Mi sa che ti conviene continuare finché non trovi uno spiazzo o una curva bella ampia. Quindi questa è la parte più vicina a quell'industria, che è un piccolo sentiero nel bosco, ma di paranormale qui non c'è niente. Allora, comunque io ho avuto una brutta sensazione al capanno, devo rivedere il filmato, proprio a pelle, a sensazione. Qua non c'è niente, ci sono un sacco di frammenti, mattonelle, piastrelle. Niente di paranormale, perlomeno all'apparenza. Torniamo alla macchina. Ok, allora cosa ne pensi di questa sessione? Allora, personalmente era la prima volta che usavo Randonautica con il nostro carissimo Fabrizio. È vero, la prima volta, Randonautica. E devo essere sincero, io sensazioni particolari non ne ho avute. L'unica sensazione un po' strana che ho avuto era più che altro per l'ignoto nel dire ma dove stiamo andando quando stavamo salendo. È vero, lì è così. Appunto, quando stavamo salendo e poi quando siamo usciti siamo andati a Corsagna e tutto. E quindi l'unica sensazione strana è stata lì. Per il resto, no, sono sempre stato bene, continuo a stare bene, sto bene. E niente, dai, cioè ripeto, da rifare. Ok, allora io consiglio di usare Randonautica durante il giorno per vedere bene dove andate, perché Randonautica c'ha il vizio di portarvi anche con l'auto in zone veramente strette e soprattutto vicino a case anche isolate, quindi rischiate di attirare l'attenzione per niente di cani. Cani e gente che magari vi scambia per ladri. Soprattutto la seconda. Esatto, soprattutto la seconda. E quindi niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo, ragazzi.